prima di tutto ci vuole la verità e quindi deve essere ricostruito ciò che è avvenuto, perché in genere viene nascosto, anche quando magari è assolutamente evidente. E poi ci vuole la giustizia. Adesso la giustizia sta diventando molto difficile, è difficile riuscire ad ottenerla. Anzi, qualcuno dice, ma questa è la giustizia borghese, chi se ne frega, è inutile andare in tribunale. Grave errore, no? Anche se poi è sempre la giustizia borghese. Ma io credo che i responsabili debbano essere condannati e si debbano risarcire i danni, anche se poi i morti restano morti. Però, siccome questa cosa continua a riprodursi, è bene trovare in qualche modo per fermarla. E io credo che poi ciò che la possa fermare è la mobilitazione e la lotta. E vedere queste immagini ti suscita un po' questa necessità di mobilitazione e di lotta. E quindi io penso che sia stato fatto un ottimo lavoro, ringraziando quelli che hanno avuto l'idea e quelli che l'hanno fatto e anche quelli che l'hanno finanziato come Medicina Democratica. Grazie. E la soluzione. Chi vuole prendere la parola? Io. A me è piaciuto molto ed è molto interessante per tutti i punti. Credo che si potrebbe correggere e, per esempio, si sentono molti bassi nel volume e certe volte il volume della musica è eccessivo, è depressivo, non è una cosa, però i bassi se si possono fare. Va bene, ce ne siamo accorti anche noi. Seconda cosa, certe volte la presenza, per esempio, del bambino è troppo lunga, si potrebbero tagliare e avere meno spazio e renderlo più corto. Come pure un'altra cosa, ma bisogna rivederlo tante volte per questa impressione, è che certo ci sono degli spazi oscuri. Non capisco perché, a che serve se c'è la continuità. Quindi togliere anche quegli spazi oscuri per avere una continuità, una rapidità diversa. Così come altrettanto molto interessante, molto bella, è stata l'alternanza dei volti, che è un'altra, questo è molto interessante perché ha ripreso un qualcosa detto prima ed è molto interessante. E però non deve concludersi sempre con la stessa cosa. Può andare avanti per conto suo, perché da questa alternanza di testimonianze viene fuori un discorso continuo particolare, che è peccato spezzettare perché poi c'è la ripetizione di una cosa già detto prima. Se già detto prima, è già detto. Anche perché l'immagine è molto importante in questo caso. Ma soprattutto anche alla fine, questo volume così alto, questa musica, si dovete cambiare un po' di certo, queste cose qui. No, a me mi piace così. Ci sono queste cose, poi c'è questo, non so se si è contrabbasso, abbiamo portato all'inizio. Grazie. Va bene, Nicola, grazie per Nicola Francione, AIEA e Medicina Democratica di Matera, Basilicata. C'è qualcun altro vicino che è Maurizio Loschi di Savona. Ma io ho trovato un film veramente toccante, riesce a parlare contemporaneamente allo stomaco ma anche alla testa. Ma io penso che dovremmo riuscire ad andare anche oltre. Io ho avuto la fortuna di conoscere di persona Ebete Bonafini, che è una delle madri di Plaza de Mayo, e quando l'ho conosciuta mi immaginavo che avrebbe fatto un intervento violento, radicale, viscerale, contro un sistema che gli aveva portato via i figli, e sono rimasto letteralmente scioccato quando nel suo intervento ha puntato molto di più l'attenzione sulle sue responsabilità. Una madre che ha avuto il coraggio di dire che il fatto che i figli fossero scomparsi era anche in parte colpa sua. Perché quando i figli, la generazione dei giovani,
in quel periodo diceva: guardate che siamo in una situazione pericolosa. Lei, come tanti altri, gli diceva: non ti esporre, non fare niente, perché potresti diventare vittima di questo sistema, e contemporaneamente favoriva questo sistema nel reprimere quelli che avevano il coraggio di alzare la testa. Allora, se questo film vuole essere di verità, deve dire anche quella parte di verità che ci fa male, la nostra responsabilità. Perché quando io lavoro in fabbrica, io le vedo queste cose, le vedo quotidianamente. C'è una parte di responsabilità che non è legale. Dal punto di vista legale, la responsabilità di questi disastri è quella che è stata denunciata. Ma se noi vogliamo evitare che succedano di nuovo, dobbiamo da queste esperienze trarre una verità di prevenzione. Come si fa la prevenzione? Andando all'origine, cercando di fare in modo che non si ripetano più, perché non si ripetano, dobbiamo smettere di delegare. Per cui non è tanto la responsabilità di quello che doveva fare e non ha fatto, ma la mia responsabilità, che avrei potuto comunque agire per individuare prima che succedesse il fatto. Perché io mi ricordo di aver letto che prima della strage del Vajont, una giornalista, che poi è diventata famosa per altri motivi, perché faceva la battaglia per chiudere le case di tolleranza, vabbè, aveva denunciato questi fatti dicendo che c'era un pericolo, che questo che voi avete denunciato era conosciuto, però l'abitudine a aspettare che altri prendessero le decisioni ha fatto sì che nessuno l'abbia presa. Chi l'ha presa ha preso le peggiori. Ma lo stesso succede sui posti di lavoro. Quando in fabbrica abbiamo denunciato la nocività di certe sostanze, non abbiamo trovato solidarietà, anzi siamo rimasti isolati. E quelli che anche dopo hanno avuto il coraggio di dire ci sono state responsabilità a tutti i livelli, come il compagno che ha sostenuto le famiglie per la strage di Viareggio, eccetera, vengono repressi, ma poi il resto del mondo del lavoro è inerte. Allora, tra tutte le responsabilità che contribuiscono a creare questi episodi, questi fatti, queste stragi, c'è anche l'indolenza, c'è anche la passività, c'è la delega. Ecco, queste cose secondo me dovrebbero emergere di più, perché anche queste cose fanno parte della verità che dobbiamo denunciare. Grazie. C'è Maria da Cao, che viene dalla Sardegna, come la Maria da Cao, se viene dalla Sardegna. Più o meno così, così non compro nessuno. Allora, io faccio parte del comitato sardo Gettiamo le basi militari, fuori dalla Sardegna e fuori dalla storia. Nasciamo come comitato che ha fatto un ragionamento banale: se ripudi al Capone non te lo tieni in casa, servito e riverito. E parliamo delle basi militari che l'Italia, la portaerei Italia, ha concentrato nella Sentina Sardegna. Questa è la Sardegna militare. Attenti a dove andate a passare le vacanze, guardate bene, non resta molto territorio. E il 60% del demanio militare terrestre è concentrato in Sardegna. Le zone a mare, come vedete, superano la superficie dell'intera isola. Nella maglietta abbiamo cercato di unire i due concetti base per alleviare la guerra. Ci hanno rubato terra, mare e cielo per far crescere la pace fuori le basi del militarismo. E in Sardegna il movimento contro la guerra si è sempre caratterizzato: no guerra, no basi. Noi ci siamo imbattuti da subito nel disastro sanitario, disastro ambientale e sanitario. In Italia se ne sa poco o niente. Informazione invece estremamente diffusa in Francia, in Germania, persino in Australia, dai media serbo-bosniaci, eccetera, in tutto il mondo, tranne che in Italia, ma chissà perché. Da noi è concentrato il peggio del peggio, i poligoni che, usando l'espressione inglese, si chiamano bombing test range. È chiaro a che cosa servono. L'espressione spagnola li definisce campos de bombardeo.
chiaro a che cosa servono, non hanno bisogno di spiegazioni. E dal 2001 abbiamo scoperchiato il verminaio della contaminazione che ci hanno portato. Dal 2001 ad oggi abbiamo la telenovela infinita delle verità scientifiche, la ricerca scientifica, che è l'arma, l'escamotage, normalmente utilizzato quando si ha a che fare con i poteri forti. Si crea il grande polverone della la scienza dice ma non è d'accordo quello che è stato fatto per l'amianto, che poi fosse cancerogeno, si sa da Plinio il Vecchio, il cronista in diretta del disastro di Pompei. Si è sempre giocato così, i poteri forti continuano a fare il loro business di morte. Vi risparmio le stupidaggini che sono state raccontate dalla scienza di Stato. Una per tutte, lì c'è un tasso di leucemie semplicemente spaventoso, la colpa sarebbe dell'arsenico, di una miniera d'arsenico. Qualsiasi medico sa il tipo di stupidaggine. Questa è diventata la verità di Stato, ripetute in Parlamento dai vari ministri. Le ultime indagini risalgono, una a luglio di quest'anno, l'altra a settembre. Non riusciamo a metterci mano, è da luglio che noi cerchiamo di avere questi dati e non riusciamo a metterci mano. La dice lunga sul fatto che forse c'è qualcosa che non quadra. Do soltanto un dato di quella che è stata definita la sindrome di guerra, sindrome del Golfo, Balcani, guerra, perché guerra è la zona più spopolata della già spopolata Sardegna, e questo dato, scarsità di popolazione, gli si è tolto contro. Perché da lì è stato abbastanza facile contare le persone, sapere le storie, conoscere il filo rosso che lega qualsiasi